Noi oggi presentiamo un lavoro che considero veramente unico in Italia, perché siamo la realtà che ha ormai più dati di conoscenza scientifici della dinamica del litorale. È frutto di un lavoro e anche di un'iniziativa straordinaria della Regione che ha ad un tempo affrontato i temi ambientali e investito per assicurare una delle attività fondamentali, quella turistica balneare. Adesso stiamo sulla base proprio di questo lavoro e di due grandi ripassimenti che abbiamo fatto negli anni scorsi, stiamo lavorando ad un progetto molto ambizioso, cioè costruire nel tempo un'iniziativa di prevenzione che sia in grado di garantire un livello qualitativo alto e di qualità di tutto il sistema dell'Arenile. Stiamo costruendo un progetto, certo è che avremmo bisogno anche di un intervento dello Stato. Purtroppo in questi anni siamo di fronte ad una assenza sostanzialmente dell'iniziativa dello Stato, tuttavia noi questo progetto lo porteremo avanti per due ragioni di fondo. Uno perché significa proteggere gli abitati, i paesi, le cittadine che sono sull'Arenile. Due perché significa dare qualità ambientale e allo stesso tempo prospettiva ad un'attività fondamentale per l'economia del nostro sistema regionale che è il turismo e l'attività balneare. Stiamo pensando anche a costruire un progetto pubblico-privato attraverso un project financing che sia in grado appunto di garantire una permanenza strategica del lavoro e quindi una prevenzione che sia in grado di dare le massime garanzie agli operatori e ai cittadini.